Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il gruppo ha iniziato la propria attività nel 2009, anno in cui si esibiscono tutte le sere alle Scimmie, locale di Milano. Nel 2011 hanno realizzato il loro primo inedito I Don't Give a Funk, e in seguito hanno aperto i concerti italiani di Paolo Nutini, Gossip, Urz degli Atoms for Peace. Nel maggio 2014, con l'aiuto di Rocco Tanica degli Elio e Le Storie Tese che collabora agli arrangiamenti, i The Colors hanno pubblicato l'album di debutto I Want. La stessa Silvia Toffanin gli ha chiesto se sarebbe tornato come giudice di Amici e su questa domanda il cantante ha risposto: ovviamente mi piacerebbe, però non si può mai sapere. Maria, se chiama io vado sempre, pure per cambiare la ruota in autostrada. Parole che esprimono l'affetto che Stash nutre verso il programma e la sua conduttrice. Il lutto che ha subito Stash, la conversazione con Silvia Toffanin, è stata a cuore aperto. Stash ha confidato molte cose di sé, sentendosi a proprio agio e sentendosi libero di raccontare il drammatico lutto che lo ha colpito e che lo ha portato a vivere un momento più solitario. Nel corso dell'intervista Stash non riusciva a trattenere la commozione per la perdita di una persona a lui molto cara. Si trattava di sua nonna e Stash ha detto: è una delle cose che mi fa stare più male. È stata una brutta botta per me, cerco di non pensarci. Per fortuna non è mancato il sostegno della compagna Giulia Belmonte, con cui il cantante è molto felice e dalla quale ha avuto la sua secondogenita. Giulia Belmonte era presente durante l'intervista e tutta la conversazione è stata molto commovente e Stash l'ha definita il miracolo della sua vita. Della coppia traspaiono sintonia e amore tanto che sono considerati dal pubblico tra le coppie più belle del mondo dello spettacolo. E dato che in questo periodo sono in molti a lasciarsi, è bello vedere che ci sono ancora coppie solide in giro.